Il villaggio mediterraneo ha superato brillantemente le prove dei giochi del Mediterraneo e del G8, ospitando prima oltre 4.500 atleti, poi circa 700 giornalisti al seguito dei due grandi eventi che hanno portato l'Abruzzo al centro delle cronache internazionali, per poi essere consegnato idealmente ai cittadini dell'area metropolitana che hanno affollato il quartiere nella serata di ieri. Ascoltiamo Gianni Di Cosmo della Villaggio Mediterraneo S.p.A. che ci parla del futuro del villaggio. Dopo il grande successo che abbiamo avuto ospitando sia gli atleti dei Giochi del Mediterraneo, soprattutto anche i giornalisti del G8, continuiamo a lavorare completando il villaggio mediterraneo, portando avanti quelle strutture che ci auguriamo risolvano e aiutino a risolvere le esigenze dei vari enti che nel tempo hanno manifestato interesse. Ci tengo con grande piacere a dire che l'Università d'Annunzio nei giorni scorsi ci ha inviato una lettera con la quale ha praticamente ribadito l'interesse all'acquisto di due grandi strutture e a questo punto si procede alla trattativa vera e propria, in quanto la loro commissione di valutazione ha già valutato e congruito la nostra offerta. Ecco perché dobbiamo dire che di fatto è come se fosse un nuovo rione, diciamo così, di Chieti che è nato e quindi ha bisogno di tutte le infrastrutture e c'è molto interesse anche per questa zona. Assolutamente sì, un nuovo quartiere dell'area metropolitana. Abbiamo già venduto circa 150 appartamenti, fra qualche mese aprirà un grande supermercato da 1800 metri quadrati, bar, altri servizi. C'è una grande struttura, modernissima struttura che sarà, ci auguriamo, la Casa dello Studente, l'unica oggi struttura esistente in Abruzzo. La cosa più interessante, più bella, più piacevole per noi è che l'iter del villaggio è stato travagliato ed è stato costellato da vari esposti. Quest'oggi, questa mattina, abbiamo avuto notizia che tutti gli esposti sono stati archiviati dalla Procura della Repubblica. A conferma della liceità e della trasparenza del nostro operato, questo ci auguriamo che questa archiviazione permetta a tutti gli enti di portare avanti trattative già esistenti nello spirito di massima tranquillità e trasparenza possibile.